Lukaku e Dzeko, la strana coppia, tante da avversari, solo 23 minuti insieme all'Inter. L'attacco pesante di Simone Inzaghi è pronto al varo. Sebbene manchi la certezza e l'ultima rifinitura di mercoledì mattina potrebbe cambiare le carte in tavola. Romelu Lukaku ed Edin Dzeko paiono pronti ad affrontare il Napoli dal primo minuto. Complice la situazione di Lautaro Martinez, che si è ben allenato negli ultimi 4 giorni come ha sottolineato l'allenatore in conferenza, ma che prima era in patria a festeggiare la vittoria del mondiale in Qatar. Soprattutto per via del lungo infortunio del belga, i due protagonisti non hanno avuto molte occasioni di conoscersi in campo. Ma la prima da titolari in coppia sarà subito un banco di prova importantissimo. 23 minuti, più recupero, e quanto Dzeko e Lukaku hanno condiviso insieme in partite ufficiali. Era il 13 agosto, l'esordio della seconda Inter di Simone Inzaghi, e il risultato era fermo sull'1-1 dopo il vantaggio di Big Rom e il momentaneo pareggio di Hassan Çalhanoğlu. Inzaghi scelse di inserire il bosniaco per forzare la resistenza giallorossa, ma il gol decisivo alla fine fu di Denzel Dumfries per la prima pazza vittoria stagionale dell'Inter. Poi altre 4 convocazioni, ma mai un minuto fianco a fianco. Nel dicembre appena terminato l'allenatore li ha provati già un paio di volte in amichevole contro Regina e Sassuolo con risultati promettenti, ma il calcio vero è quello in cui la posta in palio è alta e contro il Napoli servirà subito la scintilla giusta. Antonio Conte li voleva entrambi. Arrivò solo Lukaku, con Dzeko che firmò per il nerazzurro nell'estate del 2021 solamente dopo l'addio del belga e dell'allenatore. Da avversari, invece, i due si sono affrontati più volte. 11 in tutto, ma la prima risale addirittura al 2012. Quando il Big Rom era un 19enne promettente del West Brom e Calbione il bosniaco un talento in rampa di lancio del Manchester City. Vinsero i Citizens in rimonta grazie a una doppietta di Edin, subentrato, mentre Lukaku fu inserito proprio dopo la rete del pari come carta del riscatto. Invano. In Premier League Dzeko ha vinto tutti e 4 i testa a testa, mentre tra nazionale e Serie A Edin non è mai andato oltre al pareggio. 7-4 per il bosniaco. Inzaghi spera che la presenza contemporanea dei due favorisca di nuovo la loro vena realizzativa. Attenzione, però. Se i fatti dovessero confermare le indiscrezioni, non andrebbe sottovalutato l'uomo seduto in panchina. Accento latino, 25 anni, una Coppa del Mondo in bacheca e un'altra presto sulla pelle. Tatuata. Anche in caso di esclusione dai titolari per i pochi allenamenti nei polmoni. L'argentino potrebbe essere una vera minaccia, il feeling con il Napoli, infatti. È speciale. I partenopei sono infatti la sua terza vittima preferita in Serie A dopo Salernitana e Cagliari. 4 centri all'attivo per il Toro, con 3 di questi che sono proprio arrivati a Giuseppe Meazza. Lautaro non sarà mai una riserva, al di là della distinta prepartita.